Qua viene realizzato una struttura, un albergo a 5 stelle. La committenza è la Falkensteiner, che ha sede in Italia e anche in Austria, Vienna. È un progetto realizzato dall'architetto Richard Meyer di New York, che ha sviluppato e disegnato tutti gli edifici che vede qua. Poi per l'architettura interna è stato scelto l'architetto Matteo Thun di Milano. Primo piano è la piano terra, si trova il ristorante e tutta la zona pubblica come bar, come lobby, come biblioteca. L'albergo poi offre anche sale di conferenza. Si trova al primo piano una bella zona spa con sauna, con tutta la zona beauty, con la zona fitness. Poi c'è anche una piscina coperta indoor-outdoor che si può nuotare dall'interno all'esterno. E dal secondo piano in poi ci sono le camere, ci sono 120 camere e 18 appartamenti dal secondo al sesto piano. Questo albergo resta aperto tutto l'anno, per questo si è puntato soprattutto sulle due colonne. Una colonna è la spa. La Falkensteiner al momento ha 25 strutture che sono situate nella zona alpina, dove è molto importante la spa. E questa adesso cerca di portarla anche qua a Jesolo. La seconda colonna è il conference. Allora con queste due colonne cerca di allungare la stagione e così stare aperto tutto l'anno. Sono l'ingegnere Paolo Carvani della Sana Ingegneria con sede a Piacenza. Siamo i progettisti degli impianti meccanici e elettrici e i direttori lavori. Abbiamo seguito tutto il progetto dalle fasi iniziali fino alla consegna finale. Da parte mia, che in particolare ho seguito l'impianto meccanico, abbiamo scelto questo tipo di macchine perché, essendo un albergo, abbiamo diversi tipi di esigenze, che sono in particolare quelle di produrre acqua calda e acqua refrigerata contemporaneamente. Questo perché l'impianto è sia un impianto a unità di trattamento aria, diciamo per il ricambio dell'aria di tutte le zone pubbliche, e un impianto a fan coil per le varie stanze. Unitamente a questo abbiamo la necessità di produrre acqua calda sanitaria per le varie esigenze dell'albergo, che non sono solo le camere ma sono anche spa e le zone di benessere. La produzione di acqua calda sanitaria è stata scelta di essere effettuata con un sistema a pompa di calore, in modo da essere esenti dall'installazione di pannelli solari. In questo modo diciamo che rientriamo come appunto produzione di acqua calda sfruttando una fonte di energia rinnovabile. Questa soluzione è stata fortemente voluta dalla committenza per non impattare con i pannelli solari a livello di design, perché appunto questa costruzione è firmata da un famoso architetto americano. In questo caso la scelta è ricaduta su unità polivalenti per la loro alta efficienza. In particolare queste sono in configurazione silenziata perché avevamo particolari problemi di acustica. Sono macchine di grossa taglia, questo perché comunque l'intero edificio ha alte richieste energetiche. La particolarità di queste macchine è quella di, appunto, oltre a poter produrre acqua calda e refrigerata contemporaneamente, anche quella di sfruttare il recupero nella produzione di entrambi i fluidi. In questo caso ovviamente aumenta l'efficienza della macchina e a tutto vantaggio poi dell'economia dell'esercizio, che è stata anche in questo caso una richiesta particolare della committenza. Qui in copertura, oltre ai gruppi polivalenti, sono posizionati anche due estrattori, sempre Climaveneta. Questi sono a servizio della cucina, che ovviamente trattandosi di un ristorante è una cucina di tipo industriale, e un altro, quello più in fondo, che estrae tutta l'aria viziata di tutte le camere dell'hotel. Per quanto riguarda le unità di trattamento aria, sono tutte posizionate nel locale tecnico all'interrato, dove con poi una serie di canali arrivano a distribuire l'aria su tutti i piani.
Siamo della ditta Azwanger di Bolzano e siamo, diciamo, leader degli impianti termoidraulici e condizionamento, piscine. In questo caso siamo qua a Jesolo per l'installazione di questi impianti. In modo particolare abbiamo qua i gruppi frigo, che sono una particolarità importante, che sono gruppi di una certa entità che non si installano tutti i giorni. Con questi macchinari praticamente la difficoltà più grande forse è proprio il momento della manovra, quella che abbiamo fatto oggi, perché bisogna coordinare un po' tutto, dal trasporto, dall'autogru, che avendo trovato la posizione ideale per poterli installare. Fatta la predisposizione, l'installazione poi diventa abbastanza semplice. La cosa importante è stata posizionare i basamenti, posizionare le potrelle di appoggio con i supporti antivibranti. Questa operazione per fortuna oggi è andata bene, è andato tutto perfettamente, quindi siamo particolarmente contenti anche di questo. Grazie ai ragazzi che l'hanno installata e poi per il resto l'installazione delle tubazioni diventa abbastanza semplice. La preoccupazione più grande per queste manovre è proprio la parte di preparazione e di posizionamento con l'autogru, perché è un gruppo da 90 quintali e con l'autogru abbiamo dovuto vedere le varie posizioni. Davanti era troppo ripido, vicino al fabbricato, di lato non si poteva e abbiamo trovato una posizione così di fianco che riusciva col baricentro ad arrivare esattamente sullo zoccolo predisposto.